Ciao a tutti raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi in questo tutorial vi farò vedere come scaricare e installare e craccare Mirror Edge. Allora, iniziamo subito. Prima di tutto dobbiamo scaricare uTorrent e DemonTorch. Il download vi lascerò il link per scaricare questi due programmi. Poi inoltre dovrete andare in questa pagina, vi lascio sempre in descrizione il link e cliccando su download torrent scaricate il file torrent di questo gioco. Poi lo aprite su uTorrent e lo scaricherete. Dopo aver scaricato tutto quanto, andate su Mirror's Edge, questa cartella, e all'interno avrete due file. Un file è la patch e un altro file che si chiama rldmilk. Un file ISO che dobbiamo mettere su DemonTorch. Allora, chiudiamo, apriamo DemonTorch e creiamo una nuova unità cliccando qui. Ok, dopodiché facciamo aggiungi immagine e andiamo a cercare l'immagine che la troviamo dove l'abbiamo salvata quella cartella. Poi clicchiamo su questa immagine ISO, sì, la apriamo e ce l'aprirà. Poi dopodiché clicchiamo su monta e ci riaprirà e dovremo rimettere l'immagine ISO e poi vi monterà l'immagine. Ok, come potete vedere vi aprirà l'autoplay. Se non so come non ve lo dovete aprire, lo potete trovare sul computer e trovate questa nuova periferica. Voi ci cliccate sopra però questo ancora non lo installiamo perché vi faccio vedere le cose, facciamo apri e vedete trovate tutti questi file. Ok, voi dovrete, i file che ci interessano sono la DirectX che poi la installeremo se non l'avete installata, poi il file crack che sarà la crack e il seriale. E inoltre il setup. Iniziamo subito con il setup e installiamo il gioco. Aspettiamo che ci carica, qui fate sì. E come potete vedere ci chiederà subito il seriale. Noi andiamo su crack, abbiamo il file rld-mirc. E ci aprirà questo programmino. Abbiamo due bottoni, Generate e Exit. Noi, vabbè, Generate, generiamo un seriale, lo prendiamo, lo copiamo e lo incolliamo qui nel disco. Clicchiamo su Avanti, questa lo possiamo anche chiudere, vabbè, lasciamolo aperto. Aspettiamo che ci carica il gioco. Aspettiamo. Poi comunque questa crack Mirror's Edge la dovremmo copiare nella cartella. Se non sbaglio è Binarias del gioco che abbiamo installato. Aspettiamolo. Purtroppo è un po' lento il computer. Aspetto un attimo che mi apra il software, metto un attimo in pausa. Ok,
aveva un piccolo inconveniente, non mi caricava, no, il software di setup. Poi qui facciamo su accetto i termini dell'accordo di licenza, naturalmente facciamo accettiamo e qui decidiamo dove installare la cartella. Se vi va bene la installate nella posizione che vi dirà il computer. Poi decidiamo se creare il collegamento sul desktop, io lo creo, poi facciamo su avanti. Clicchiamo su installa e metterò un attimo in pausa perché sarà un po' lunga l'installazione, come tutte le installazioni. Ok, ora ha finito l'installazione e possiamo spostare, possiamo levare la spunta da questa cosa, da questa voce. Poi clicchiamo su fine. E ora, come potete vedere, se abbiamo deciso di farla mentre sul desktop, l'applicazione, il gioco, scusate se ho fatto una frase non italiana. Allora, ora dobbiamo cliccare con il tasto destro, poi apri percorso file e qui vedete c'è Mirror's Edge, no, scusate. Allora andiamo su computer, sì. Poi clicchiamo sul disco locale, programmi, e visto che è un gioco EA, qui ho Games. Vabbè, ci clicchiamo sopra, poi clicchiamo sopra questa cartella, andiamo sul binario, e dopodiché, che era la cartella che ci ha aperto prima, mi sa, dopodiché dobbiamo andare nell'unità di prima, quella sul computer, quest'unità. E l'apriamo, andiamo su crack e copiamo questa crack qua dentro. Ok, dobbiamo fare copia e sostituisci, continua. Ora abbiamo craccato il gioco. Adesso ci rimane, dobbiamo, adesso dobbiamo, se non l'abbiamo installata, dobbiamo installare la DirectX. Ci clicchiamo sopra, clicchiamo su DX Setup, l'abbiamo e lo installiamo normalmente. Facciamo accetto il contratto, avanti, avanti, e adesso ci installerà DirectX. Dopo un attimo almeno è più veloce. Ok, come vedete ha finito di installare la DirectX e abbiamo installato un gioco. Ok, io stoppo quel video, non apro il gioco perché ho paura che mi si impalla il computer. Ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio per averlo guardato, lasciate un commento, un bel mi piace e se vi sono utile, ditemi se avete qualche problema, contattatemi. Allora, ci vediamo alla prossima, ciao!